trasformare il territorio in una monocultura è un gravissimo danno. Negli ultimi anni, parliamo degli ultimi 20 anni, qui nel territorio del Viterbese vi è stata una fortissima estensione dei noccioleti. Teniamo conto che il nostro è il primo polo di produzione di nocciole in Italia. Abbiamo circa 25.000 ettari, in alcuni paesi rappresentano il 70-75% di produzione nel territorio. Non è sostenibile né per la natura e neanche per l'uomo, non è salutare né per la natura né anche per l'uomo. La monocultura in sé rappresenta una attenzione unilaterale su quella che è la produttività, quindi la quantità, e la qualità rappresenta un effetto secondario, ma soprattutto rappresenta un grandissimo sfruttamento del suolo, del terreno. Non abbiamo le altre piante, gli animali, tutta quella flora, la fauna vengono completamente stravolti e quindi ci troviamo di fronte a una pianta sola, la quale distrugge completamente quella che è la biodiversità. Le piante monocultura sono più soggette alle malattie e quindi i pesticidi diventano la via maestra. E per quanto riguarda la filosofia della monocultura, è il massimo di produttività e quindi si butta la chimica di sintesi come concimazione perché bisogna ottenere il massimo. Il consumatore non lo sa cosa c'è nelle nocciole. Essendo l'innaffiamento eccessivo, l'acqua scende man mano nelle fattochifere e quindi abbiamo che il glifosato o altri prodotti chimici che vengono irrorati poi vengono trasferiti nelle fattochifere. Noi stiamo discutendo molto su come costruire un'alternativa a questo modo di produrre e soprattutto passare poi ad un'agricoltura che sia sempre più biologica. Noi siamo ritornati un po' indietro come si faceva una volta, perché facendo un'agricoltura come si faceva una volta, un'agricoltura multifunzionale, dove c'è sia il vigneto che l'oliveto, che il noccioleto, che l'allevamento, è un'agricoltura sana, perché è un'agricoltura dove c'è una biodiversità, dove gli antagonisti combattono contro gli insetti dannosi. Questo è un noccioleto che, se fosse stato un noccioleto convenzionale, sarebbe pulitissimo. Qui abbiamo delle erbe noi, no? Abbiamo tutte queste erbe che, una volta sfalciate, non fanno altro che arricchire il terreno. Non c'è bisogno di fitofarmaci né di concimi chimici. L'obiettivo è che questo territorio non sia depauperato della sua fertilità e l'acqua non sia inquinata e che soprattutto l'acqua si preservi anche nella sua quantità, perché questo tipo di coltivazione utilizza anche moltissima acqua. Si dice che l'agricoltura biologica costa di più, forse sarà meno, un po' meno produttiva. E poi vogliamo mettere il vantaggio che uno si preserva un po' la salute? Quella non c'ha costo.